Prima giornata di vaccinazione all'Università di Teramo, dove, dopo le manifestazioni di interesse sulla piattaforma regionale, viene somministrato esclusivamente il vaccino AstraZeneca a soggetti fino a 65 anni d'età, senza condizioni di rischio. Somministrazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni per il restante personale non residente in Abruzzo. Oggi inizia la campagna vaccinale per le scuole, con questa giornata dedicata alla scuola e all'università del personale docente e non docente. Contemporaneamente sul territorio stiamo vaccinando gli ultraottantenni, le forze dell'ordine, insomma devo dire che siamo nel pieno della campagna vaccinale. I vaccini arrivano con una certa continuità, questo ci dà anche un po' più di serenità. Vaccini che, dicono gli esperti analizzando i dati che arrivano dal campo, funzionano anche in presenza delle varianti. L'ultimo caso di persona infetta con la variante brasiliana, di cui l'istituto ha rilasciato la sequenza qualche giorno fa, era infetto con la variante brasiliana ma non ha mostrato sintomi. Perché? Perché era vaccinato, l'unico in famiglia vaccinato, a differenza dei suoi familiari infetti con sintomatologia. Nelle università abruzzesi, oltre al personale incardinato, potranno vaccinarsi i tirocinanti, i giovani ricercatori, i dottorandi e il personale precario. Tutti sono convinti che bisogna aver paura del coronavirus e non del vaccino, ce l'ha ricordato anche Liliana Segre, a cui va la mia totale solidarietà per i vili attacchi che ha subito.